hanno appena sfrecciato, lasciando il tricolore meraviglioso nel cielo di Andorra, le frecce tricolore. Lo spettacolo lo conosciamo tutti, è mondiale, Air Show. Bene, questa è la sintesi curata da Chantal Milani, per noi inviata d'eccezione. Ciao amici di TG Events, ciao Luca, qui ad Andorra è tutto pronto e in occasione del centenario della fondazione dell'aeronautica militare, in questo cielo, questo pomeriggio, vedremo sfrecciare il 313° gruppo di addestramento acrobatico dell'aeronautica militare, le frecce tricolori, e noi lo seguiremo insieme per TG Events. Qual è il messaggio che l'aeronautica in generale e le frecce tricolori vogliono lasciare? Il messaggio che vogliamo lasciare è che siamo tutti i giorni al servizio della nazione. Il messaggio delle frecce tricolori, oltre a quello che ha appena menzionato il generale, aggiunge un valore particolare, che è quello del lavoro di squadra. Vedendo questi 10 aeroplani che si muovono così vicini e fanno queste acrobazie, vogliamo far vedere che 10 persone lavorando insieme riescono a ottenere veramente risultati incredibili. Questo è qualcosa di simbolico che vale in tutti gli ambiti, lavorativi, sportivi, organizzativi. Questo deve essere un messaggio a favore di tutta l'Italia. Cosa rappresenta per il comune di Andorra questo evento? Sicuramente uno dei più importanti eventi che ha svolto il comune di Andorra negli ultimi anni. Qui peraltro c'è una storia profonda con l'aeronautica militare, perché abbiamo da 70 anni l'aeronautica militare presente sul nostro territorio. Peraltro le frecce tricolori, che svolgono la loro unica esibizione in Liguria nell'anno del centenario, è qualcosa di veramente importante. Per oggi da Andorra è tutto, Luca, a te la linea.